Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Sport Inside. Vi chiedo scusa per la voce, se ne andate un pochino, ma tanto questa sera so che parleranno tantissimo i nostri ospiti. A iniziare da Daniele Altieri della Podistica Vasto. Salve, buonasera a tutti. Anche un'altra volta, per la terza volta è questa che Per vengo la a Sport terza Inside. volta che Sì. viene a parlare, quindi adesso sa già come funziona. È andata Sì, via sì. anche l'emozione Della prima della volta. prima volta. No, vabbè. Quindi mi puoi dare Ci sta. sicuramente una mano aiutandomi, visto che con la voce non sono al No, top. vabbè, non ti preoccupare. Tanto ce n'è da parlare, A perché i voi, a voi. successi della Podistica Vasto, adesso Sì. senza dirlo apposta, sono stati veramente tantissimi. Sì. La Diciamo stagione sta arrivando quasi al alla termine. conclusione, Sì. al termine, vogliamo fare Primi un bilanci. bilancio. Sì. Sì. Allora, praticamente quest'anno è andata oltre. Cioè, è andato meglio delle previsioni, quindi diciamo sta procedendo tutto bene. È andata bene la gara che abbiamo fatto il 5 ottobre qui a Vasto. C'è stata, diciamo, una presenza maggiore da quella prevista, soprattutto 100 elementi per un totale di 561 partecipanti. Perfetto, quindi non uno o due in più, No, no, 100 no, no, elementi 100 in elementi in più più, sono poi tanti. considerando che quel giorno è iniziato a piovere alle 7 di mattina. È Diciamo, vero, brutto il tempo non ha tempo. assistito in Sì, quel è caso. stato. A ottobre abbiamo avuto 3 giorni. Quello? Quello, il 5 ottobre e altri 2 giorni precedenti. Per la Poi ha fatto. fortuna. Poi è tornata l'estate. E quindi è andata bene. Gara è andata perfetta. Non è successo nulla di grave. Ci sono venuti a salutare pure gli amici dell'antidoping. Quindi Quindi i dice NAS di tutto Roma sono venuti da noi, pulitissimo. sì, hanno preso a Dei campione, campioni, certo. diciamo, gli atleti. Andò tutto bene, ci sono state parecchie adesioni, i bambini, perché diciamo È con il tempo, importante. sì, è importante, i ragazzi, che con quel tempo non è facile, soprattutto per chi deve venire da fuori. Infatti, Se magari alle si 7 rinuncia, piove, dici sì. guarda, sta piovendo, Si rinuncio. rinuncia e poi è andato tutto bene, il tempo è andato a migliorare. Ne avete avuti tanti, però ce n'è stato uno a cui noi dobbiamo tirare le orecchie perché avevamo detto che era in diffida, quindi l'abbiamo espulso per Sì, una giornata, è ed vero. è Pierpaolo, in quanto il nostro tecnico, che oggi non è in studio, No. Pierpaolo, fa parte anche lui della Della Podistica. Podistica Quel Vasto. giorno se n'è andato in vacanza. Quel giorno ha preferito, e sono Vedi? già due o tre volte, che ha Che preso pecca. questo stile Sì, un sì. po' da giocatore di calcio in vacanza Sì. E d'estate. mo Quindi l'anno verrà prossimo. punito, L'anno verrà punito prossimo l'anno verrà. prossimo Sì. con un 10 minuti di penalità. No, 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 no. Lo farò Poverino. lavorare più del dovuto, praticamente. Lavorare più del dovuto, che ci Però è sta. stato bravo anche lui, ci ha aiutato una mano Certo. precedentemente in qualche modo. Comunque, diciamo, tutta l'associazione, ringrazio tutti gli atleti, tutte quelle persone che ci hanno dato una mano diciamo, per fare questa manifestazione, perché non è Non è facile. facile organizzarla e non Sì. è facile neanche che riesca poi Sì. tutto come Devo ringraziare stabilito. anche il comune di Vasto, perché Questa noi. volta, ogni tanto diamo Sì, sempre sì. addosso un No, plauso, no, no. facciamoglielo. Anche grazie a loro perché ci hanno dato dei mezzi e, diciamo, per attuare al meglio la manifestazione. Sono venuti anche diversi assessori a premiare tutte le persone Alla fine, che che hanno sicuramente vinto. è un modo di vedere diverso rispetto a Sì. diamo le medaglie, così Sì. smettiamo. Allora, C'è considerate stato un che cerimoniale abbastanza quella bello. mattina a Vasto, cioè in Piazza Rossetti, tra gli organizzatori, gli atleti e quant'altro, circa 600-650 persone. Il Considerando che che non era era un giorno di ottobre certo, e diciamo è stato positivissimo. sì, positivo per tutti, per lo sport soprattutto, che è stato diciamo l'attore principale di questa manifestazione. Positivo anche perché lo abbiamo sempre detto, la podistica, comunque il correre è uno sport che piace, però devi iniziare a Sì, farlo perché sì, sì. ti ci avvicini sempre con più difficoltà rispetto ad altri, magari. Sì, beh, perché prima di tutto È è faticoso. faticoso, poi diciamo ci vuole molta testa, Devi essere sì, concentrato concentrato, tanto. partire. Mo, la nostra associazione ci sono persone che comunque diciamo, tra virgolette, sono bravi e vanno abbastanza Forte. forte, e ci sono altre persone invece che lo praticano in modo più soft, più sobrio, proprio per stare in forma. Ed è una cosa che tutti stando bene fisicamente, Sì, senza sono portati a pensare. poter fare. Sì, tutti quanti.
ci vuole un po' di voglia. Noi lo diciamo sempre, voi fate anche spesso connubio con i tapascioni nelle corse, quelle non agonistiche. Certo, sì, sì. Quando organizzano loro, comunque noi ci presentiamo e cerchiamo di fare gruppo, perché comunque è uno sport che fa gruppo, non ci si dice male, diciamo, tipo il calcio, non ci sono tutte quelle cose brutte, diciamo, che dello tante sport. Volte si vedono, sì, è vero, diciamo, uno sport pulito. Ma tra corridori qualche volta può capitare pure che qualcuno sta antipatico all'altro, succede qualche, diciamo, diatriba. Qualche però, battibecco, quindi a volte può capitare, però è raro no. In questo contesto. È bellissimo, ora diciamo stiamo cercando di collaborare, l'anno prossimo abbiamo già dei progetti più dettagliati per l'anno nuovo. Quindi non e ancora quindi, si è chiusa la stagione, sì, già sono siamo, ottimi sì, propositi dei progetti, per diciamo, il 2015. Sì, soprattutto per collaborare con le altre associazioni, con gli altri sport e cercare di coinvolgere più gente possibile, certo, in ambito locale e oltre. Quindi abbiamo già le qualcosa idee chiare anche a livello scolastico, perché spesso ad esempio basket o altri sport cercano di farsi conoscere, sì, coinvolgendo le scuole. Non sempre è facile, no, però non è facile, perché purtroppo ci vogliono i mezzi, ci vuole il tempo, ci vuole da diciamo predisposizione anche da parte delle scuole stesse, sì, spesso, certo, no? Certo, e non è facile perché qui siamo un po' ancora limitati sotto questo punto di vista. Cercheremo in qualche modo di coinvolgere comunque le scuole e i professori, diciamo gli alunni in primis, di sicuro, che hanno questa a voglia. Parlarne della corsa per farli comunque appassionare, porterete Zuzu, il corridore, il corridore ultras, sì, lo sì, ricordiamo. Sì. Vediamo un po' se ha voglia, perché lui non è che si vuole esporre tanto in ambito, questo diciamo questo l'abbiamo capito, però noi lo aspettiamo qui sì, in studio. Boh, dopo si sta, un sta grande evento sì, a cui parteciperà. Sì, si sta concentrato abbastanza per la maratona di New York e quindi diciamo sta giovedì partirà e cercherà, come dice lui, di asfaltare la grande mela, capito? Giustamente da ultras sì, dice io voglio asfaltare la grande mela. Oddio, è comunque un asfaltamento importante, sì, che deve andare a fare. Diciamo che è una delle ambizioni che un podista si mette, si prefigge. Zuzu che però è arrivato allenandosi e dopo tante competizioni sì, a questa che è una delle più grandi nella, sì, nell'annualità, nel 2014 ha fatto tanto bene lui. Sì, 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 beh, ma non solo lui. No, diciamo che tutta la squadra è stata comunque partecipe di tutto il, diciamo, il Corri l'Abruzzo che c'è stato quest'anno, che ci sarà ora il 9 novembre con una delle ultime tappe a Controguerra. E praticamente sì, bisogna prepararsi, bisogna allenarsi, bisogna partecipare alle gare per cercare di trovare la forma migliore. È una cosa a portata di tutti, perché pure Zuzu ha iniziato tardissimo, non è che è iniziato da ragazzino, e quindi tutti quanti possono iniziare. Con me ci sono persone pure che pesano 70, 80, 90 kg e cercano in qualche modo di dare, cioè di muoversi, di fare qualcosa per stare di meglio, prima di tutto stare bene con la gente, con se stessi, per stare in forma, e poi chi riesce di più ben venga, però quello è lo spirito e nient'altro. Uomini e donne, noi lo sì, ricordiamo sempre. Voi ad esempio avete anche la vostra addetta stampa che è bravissima, la vogliamo nominare, Antonia Palazzi, sì, che è anche la nostra segretaria, quindi anche lei va abbastanza bene, sì. Le donne ce ne sono, ne abbiamo 6 nella nostra associazione, che comunque sono ancora pochino, la minoranza, però si danno da fare, le donne avranno un futuro, diciamo, più ampio, e diciamo che ultimamente nell'atletica le donne vanno meglio degli uomini, perché si applicano di più, poi c'è stato proprio la donna in sé per sé un'evoluzione in tutti i campi, sì, penso, degli sport, è sì, vero. Che prima la donna che praticava lo sport, diciamo, era in minoranza, era molta sì, minoranza. E ora invece piano piano sta venendo fuori e quindi, diciamo, fanno dei miglioramenti maggiori rispetto agli uomini. C'erano meno eccellenze sportive, sì, donne, cosa che invece adesso si è ribaltata, partendo dal tennis per sì, andare sì, sul nuoto, per sì, partire sì, ma in tutti gli sport, in tanti sport, non solo individuali. Infatti in Italia, noi ricordiamo ora, negli ultimi anni, comunque ci sono donne. Che primeggiano, sì, sì, che primeggiano, giusto? Sì. Sicuramente la Pellegrini sport, nel nuoto, nel tennis comunque la Pennetta e le ragazze appunto, del tennis più del maschile. E invece i maschietti fanno lavorare le donne. Fanno lavorare le donne, dice, per adesso sì, fate un po' voi, noi sì, riusciremo magari più in là.
è comunque un'annata positivissima, abbiamo detto. Gabri, prima o poi dovremo fare un confronto a Daniele Altieri con la nostra nutrizionista che noi salutiamo, Luisa Serri, perché lei è nutrizionista, potrebbe darci anche in questo confronto qualche consiglio a livello di dieta per gli sport, o magari confrontarsi proprio con chi lo pratica per vedere cosa voi e come vi nutrite voi, cosa prendete, cosa comunque vi può aiutare a livello anche di integratori, perché noi ne parliamo spesso magari nelle puntate. Su una cosa siete d'accordo tutti e due, cioè sul fatto che bisogna fare movimento, e la corsa può essere una di quelle. Sta la base per di ogni sport, e quindi diciamo anche le persone che giocano a calcio o fanno altri sport praticamente possono praticare comunque il podismo. Certo, in modo più limitato, in modo diciamo più ragionato per quanto riguarda il loro sport, però comunque lo possono fare tutti, quindi tipo gli arbitri che comunque diciamo devono le loro prestazioni certo. Per quanto riguarda l'atletica, se e quindi corrono, se no li bacchettano. Mandiamo un jingle e poi torniamo in studio. Prima di salutare Daniele Altieri, che comunque noi rinvitiamo sempre a tornare, la prossima volta lo vogliamo con l'Ultras dopo. Sì, sì, mo la lo porto. Sì, dopo New York, mi ha detto che ha promesso che viene. Prima lui è scaramantico e quindi è giusto, non ha voluto. Le scaramanzie esistono in tutti gli sport, quindi ci conferma Altieri che esistono anche nella corsa. Sì. Esistono. Esistono. E non si possono dire perché sennò non sono più scaramanzie. No, è normale. Poi ognuno è fatto a modo suo e quindi diciamo ognuno lasciamo i segreti. Sì. Torniamo invece a parlare delle competizioni. Domenica scorsa c'era stata una competizione, anzi due domeniche fa, molto importante, che era quella della maratona abruzzese che si è fatta a Pescara. Sì. Tantissimi partecipanti. C'è stato però anche una bruttissima notizia. Vogliamo ricordare Duilio, lo lascio fare a te che sicuramente sei Diciamo Duilio Fornarolo, che è stato diciamo veniva chiamato il nonno, praticamente lui era un simbolo per quanto riguarda la corsa in Abruzzo. 82 anni, ancora a gareggiare, ha fatto tante, doveva andare ora anche con Zuzu a New York per la nona volta, la decima volta se non sbaglio. Quindi un esempio sicuramente. Sì, un bravissimo uomo, una bravissima persona, un esempio per tanti e per tutti. Per tutti, giovani e meno. Sì, per tutti quanti, è stato pure a Basto il 5 ottobre, quindi sarà una grande perdita. Però lui, penso, come dicono in molti, diciamo, è stato, diciamo, che ci ha lasciato proprio nel modo migliore, che gli piaceva fare, proprio a pochi metri dal traguardo. E tutti i podisti d'Abruzzo l'hanno salutato e ho visto che anche a Nerale tante presenze, rimarrà sempre con noi, sarà sempre in mezzo alle nostre gare, sarà sempre ricordato e sarà sempre presente. Anche perché davvero partecipava quasi a tutte le competizioni, lui era sempre presente, era una persona 82 anni ragazzi, modello di caparbietà, non è semplice, le ha fatte veramente tutte. Un esempio, sicuramente. Un grande esempio. Prima di chiudere davvero il nostro spazio relativo alla corsa, vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti, parlavamo di novembre. Sì, adesso. Novembre, vabbè, con il Corri l'Abruzzo il 9 novembre, poi diciamo che ci sarà a Basto un'altra gara. E competitiva, non riguardante del circuito, però gli amici dell'Atletica Vasto che organizzeranno il sabato 15 alle 5 di pomeriggio, partenza dal Palazzo d'Avalos, comunque una gara di circa 8 km e spero che i vastesi che hanno voglia di correre insieme, tutti insieme, di partecipare a questa manifestazione sportiva che comunque spero vada al meglio delle cose. Noi ci saremo come Podistica Vasto, penso anche tutte quelle associazioni podistiche vicine, locali e tutte d'Abruzzo saranno chiamate all'appello e spero che vada. Saluto anche la presidente, che c'è una presidente Silvana,
e quindi invitiamo saremo tutti quanti ad andare partecipare. A correre, sì, insieme alle 5 di pomeriggio. Alle 5 di pomeriggio noi salutiamo, verrà anche Tiziana, verrò anch'io a correre, no. Sì. Daniele Altieri, lo salutiamo, okay. E lo rinvitiamo a venire a parlarci, sì, proprio delle prossime competizioni. Ok, grazie Daniele. Studio con il nostro veterano presidente dell'APD Casalbordino. Buonasera, buonasera. E oggi ha portato con noi invece Carbonelli. Sì, sì, Mattia. Buonasera. Prego. Allora, io vi invito poi, man mano che parlate, il presidente, sì, poi spiegherà al suo pupillo, insomma, di avvicinarsi sì, anche sì, al microfono, perché ormai è di casa. Presidente, questa volta non è andata come altre volte, nel senso non c'è stata la vittoria. Però a Casalbordino non si passa, insomma, non sono passati, no, un pareggio, beh, buono. Abbiamo contro pareggio, l'Incoronata Vasto. Per pareggio noi. Sì, buono. Non ci piace, non dice il presidente. Beh, è chiaro che purtroppo, come dicevo l'altra volta, ci sono i pali nelle partite, i pali traverse che, ahimè, ne prendiamo troppi, secondo me, non so, dobbiamo fare qualcosa. Qualche rito scaramantico, avete provato a farlo prima, tipo quelli dei film, allora, che mettevano il sale, buttavano. Guarda, io sono molto scaramantico e se sono qui messo, lo si può capire benissimo. È chiaro che devo inventare qualche altra cosa, perché devo aumentare questa... Dobbiamo aumentare, i pali devono essere un po' di meno, pali sì, traverse. Però va sottolineato che il nostro gemellaggio continua proprio di pari passo, in quanto da un pareggio del Casalbordino è arrivato anche il pareggio della mia sabbia. Devo dire la verità, il mio sa più di quasi di vittoria. Il vostro... Così nel senso volevamo magari questi tre punti. Sì. Parlando della partita, sì, un'Incoronata che comunque non ha mollato a un certo punto. Voi avete provato attaccando soprattutto sulle fasce, non siete riusciti però a finalizzare. Sì, sì, siamo stati, come ho detto prima, un po' sfortunati sicuramente. Nei primi 20 minuti abbiamo sicuramente, l'approccio era stato corretto. Dopodiché è uscito questo gol, passaggio gol, diciamo, da 40 metri, vento, insomma, c'è un po' che di... ti taglia le gambe. C'è la telefonata, io non oso sapere, tanto lo so già. Faccio parlare direttamente il presidente. Buonasera. Buonasera Tiziana, sono Mattia. Per quello facevo parlare direttamente il presidente. Buonasera Mattia, ciao. Io sono molto deluso per ieri. Deluso pure Mattia. Mattia, non sei l'unico, purtroppo siamo in tanti, ma fa parte del gioco, dai. Purtroppo quando si gioca c'è anche... Mo domenica a Freda sono cavoli. Sono cavoli. Giustamente i tifosi pretendono, adesso li avete abituati bene, cavoli vostri. Vabbè Mattia, andiamo lì sicuramente a fare la nostra partita, lo sai. Tu sei sempre in campo con noi, lo sai che ci mettiamo di tutto. Ok, ciao Mattia, grazie. Salutiamo, ciao. Mattia, da ciao. Prima avevamo detto che lui aiutava anche il mister in panchina. Quindi è una delusione, però è anche per lui, dice, in terza, neanche in seconda. Noi in questo momento stiamo parlando della partita, una partita giocata contro l'Incoronata Vasto. Incoronata Vasto che come inizio di campionato è altalenante, in quanto qualche partita l'ha vinta, qualche partita l'ha sofferta tantissimo. Questa partita contro il Casalbordino per loro un buonissimo punto. Sì, infatti loro, mister Mucci a fine partita era contentissimo. E sono
perché giustamente loro ci danno come, siete, tutti vi danno quanti, come squadra, come da, squadra battere, da battere ormai. Tutte le domeniche, è chiaro, tutti quanti vengono per cercare di battere il Casal Bordino ed è chiaro, dobbiamo anche essere coscienti di questo. Ma sono fiducioso, io sono fiducioso e non voglio dire altro. Si dice insomma che il Casal Bordino comunque sì, ha un buon potenziale, certo buon potenziale. È che il presidente vuole fare anche qualche rito, quindi questo potenziale sia ancora più potenziale. Io per il momento non sto sentendo una telefonata che dovrebbe arrivare. È malato. Per è cui malato. Poi, anche se è malato, se poi non arriva il risultato, Fornaro farà la ricarica invece questa volta al presidente, perché sta mancando ai suoi doveri, al suo rito, al solito Scaramanzo. Intanto aspettando, noi facciamo parlare invece un rappresentante della squadra della Juniores. Juniores che è partita col piede giusto anche la Juniores. Sì, sì. Quindi squadra da battere anche questa Juniores, può essere considerata Carbonelli. Questa settimana siamo stati noi a riportare 3 punti a casa. Eh beh, è giusto. Bene, giusto. Siamo una soddisfazione anche noi per la società. È vero, una società che poi ha puntato tanto sui ragazzi, sulla Juniores, anche perché dagli Juniores dovranno uscire i futuri giocatori di questo Casal Bordino, o comunque dove il presidente potrà andare a Milano all'Atalanta a fare lo scambio di mercato. No, abbiamo già tante richieste. A miracoli, abbiamo già tante richieste. Di no, vabbè, devo dire veramente complimenti a questi ragazzi, alla Juniores, a Mr. Picciotti, sempre a Simone Troiano, il responsabile presidente della Juniores, che hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. Sabato le hanno dato dimostrazioni. In campo sono stati fantastici, io ero lì presente, una partita bellissima e dove appunto si sono distinti e veramente va un plauso a questi ragazzi. Quindi hanno iniziato con il piede giusto hanno fatto contento anche il presidente per il modo in cui hanno giocato, che fa ben sperare. Ci racconta la partita, Carbonelli. Beh, un campo sicuramente ostico, perché giocare a Caldari non è mai semplice. L'approccio alla partita è stato, sinceramente mi aspettavo molto, molto peggio, perché comunque siamo un gruppo che si è amalgamato da quest'anno, non abituati a giocare insieme, non ci conoscevamo ancora. Quindi era la prima partita ufficiale. Poteva anche andare diversamente. Sì. Invece ci siamo trovati molto. Sì, sì, soddisfatti. Soddisfatti e niente rimborsati. Devo dire però, nelle amichevole precampionato, i risultati davano ben sperare, insomma, io ero fiducioso, infatti. Quindi questo presidente è fiducioso, sta infondendo fiducia in tutta la squadra, dalla alla Juniores. Chi mastica calcio? E gli amatori invece, cosa hanno fatto, presidente? Gli amatori, ecco, un tasto dolente. Gli amatori non vanno. Noi abbiamo due elementi qui, uno che non chiama e un altro ce l'abbiamo purtroppo presente. Sono infortunato, quindi non posso giocare. Abbiamo la scusante. La scusante. Quindi il presidente sta mettendo tutte le forze e le energie nel tifare anche lì la domenica. Anche lì recupereremo. Sabato già in quel di Casal Bordino, lì non si passa, anche lì con gli amatori. Non si passa anche con gli amatori, quindi anche a Casal Bordino come si va, non si passa in questo caso. Non si passa, assolutamente no. Non si deve passare. Assolutamente no. E invece, ritornando al campionato, allora, ci sono state partite importanti, in quanto in questo avvio di campionato già ci sono stati i primi 3 tra virgolette derby, quindi partite particolari. In questo caso, così come in quello con lo Scerni, la squadra non ha ricommesso l'errore che aveva fatto nella prima partita contro il Montedorisio, quindi può essere contento il mister. Beh, è chiaro che comunque, stavo dicendo prima, chi mastica calcio sa benissimo che non è che esiste una squadra, entra in campo e vince. Ci sono sempre, sono 22 giocatori e purtroppo non siamo tanto fortunati. Però, voglio dire, per il momento è anche da dire, cioè, come diceva pure lui, anche la prima squadra è un gruppo che si sta amalgamando, ha bisogno di rodare bene. Comunque io sono sempre più che fiducioso, perché ieri si è visto in molti momenti, ci sono stati delle belle giocate, c'è tanta veramente tanta bella roba in mezzo al campo.
È chiaro che poi negli ultimi 20 metri, come hai scritto anche tu sull'articolo, non siamo stati molto cinici, ma ci stiamo lavorando, del resto. Ci lavoreremo su work in progress work del in progress. Presidente ci si sta del lavorando. Casal Bordino. Il mister sta lavorando, quindi sta facendo un ottimo lavoro, si vede i suoi frutti. È chiaro che... A calcio è quello, sono tutti quanti in campo almeno per cercare di prendere un punto, quindi non è che dici scendo e ti lascio vincere con facilità. Assolutamente. Un plauso va fatto anche in questa occasione ai tifosi, perché anche quelli del Vasto hanno sottolineato come calorosissimo fosse il pubblico dall'inizio alla fine, fosse veramente un'arma in più da parte della squadra. Veramente un gran bel pubblico, grandi ragazzi. Se soffiassero tutti insieme. No, sono grandi ragazzi. No, sono veramente stati grandi. Grandi ragazzi, veramente ci vuole più che un plauso, perché è quasi un monumento per questi ragazzi che seguono sia in casa ma vengono anche fuori casa. E questa infatti non è la prima volta che sia i giocatori, che di solito è anche strano, sia i dirigenti, sia giocatori e dirigenti avversari sottolineano quanto comunque a Casal Bordino il pubblico ci sia e si fa sentire, in modo poi educato, nel senso senza comunque andare sopra le righe. Sempre nel massimo del rispetto, sono veramente dei grandi ragazzi. Prossima partita della Juniores, Carbonaro. Con lunedì sera alle 6 in casa col Mariotano. Quindi invitiamo tutti ad andare a vedere questi ragazzi, perché bisogna proseguire nell'exploit di Casal Bordino City e non devono passare neanche i ragazzini della Juniores avversari. È chiaro. Invece il Casal Bordino, prima squadra, prossima sfida, presentiamo prossima sfida con il Fresa, prima in classifica. Che diceva Mattia. Sono cavoli. Vabbè, non sono cavoli, sono cavoli per loro sicuramente. E il presidente risponde. Assolutamente sono loro che devono stare preoccupati, perché la corazzata di Casal Bordino è la pronta. Juventus del campionato di prima categoria è il Casal Bordino. Lo stai dicendo tu. E questo fa piacere anche al presidente, perché mi sembra che sia anche tipo di quell'altra squadra lì. Dici tu, io non. Non l'ho detto. Io non lo sto dicendo, lo dici tu, quindi da esperta in quanto di materia di calcio. E della Juventus di quest'anno, la squadra da battere. Ringraziamo quindi il presidente e Carbonelli per il momento. Grazie. Volevo mandarli via, ma in realtà, essendo capolista la squadra, non le potevo andare, perché di solito nelle trasmissioni si dà ampio spazio, no? Alla capolista. Poi ci sono squadre di cui non si parla proprio, però a volte va meglio quando non se ne parla tantissimo. Poi è meglio parlare, è più bello che se ne parla. Ma guarda, a volte è bello parlarne, perché comunque il calcio per me è aggregazione. Ed è anche bello lo sfottò pulito, educato, ci sta, fa parte del gioco e quindi è bello quando se ne parla. Però ci sono delle squadre che, non parlandone, stanno facendo veramente bene, sotto sotto in sordina. Sotto sotto, vedi, si muovono bene. Sì, punto di forza di questa Juniores, qual è stata la cosa che ha fatto la differenza nella partita? Penso tanta voglia di dimostrare, perché anche... la voglia di esordire con la prima squadra, che sta facendo comunque un campionato importante, mette benzina nelle gambe, perché la voglia di strappare punti, di farsi vedere anche dai dirigenti della prima squadra, dal mister della prima squadra, ritagliarsi uno spazio in prima squadra, quest'anno è una bella soddisfazione. Sprona, sicuramente sarebbe stato diverso se la prima squadra avesse fatto risultati deludenti. Invece, ma faccio i fatti miei, chissà. No, c'è da dire che noi come società abbiamo messo premio partita per i ragazzi, appunto le convocazioni in prima squadra mercoledì verranno. E sono comunque premi importanti, non sono. Sì, abbiamo premiato lui qui che oggi con me è presente, e altri premi che saranno convocazioni mercoledì in Coppa Abruzzo
quindi non ci dimentichiamo che c'è anche la Coppa qui Bruce. Non ci dimentichiamo perché qui si vuol vincere tutto quanto, non ecco. Neanche la Coppa Rica lasciamo casa vuole vincere, vogliamo far bene anche in Coppa, quindi sicuramente mercoledì premiamo alcuni ragazzi della Universe, anche perché bisogna dirlo, vincere comunque la Coppa dà comunque delle possibilità poi per gli anni dopo, sì. Per le iscrizioni e tutto, quindi non va sottovalutata mai a certi livelli, no. Un peccato invece che spesso nel calcio maggiore si sottovaluti la Coppa Italia, che ormai ha perso completamente il suo valore, entra tipo Casalbordino B se di classe. Beh, ed è un peccato a volte. Giustamente i mister cercano sempre di dare spazio al B, no, ma magari a chi non ne ha avuto in campionato, così come la Serie A e così magari anche in Coppa Abruzzo. La squadra che il presidente e poi anche Carbonelli temono di più. Non temiamo nessuno. No, è chiaro che bisogna temere tutte le squadre, l'ho già detto l'altra e volta. Quelle che hanno, sono state finora avversarie, quella che secondo te poteva essere più pericolosa, che l'hai vista veramente più forte? Ma guarda, il livello è quello, sono ci giochiamo e difatti lo si vede anche dai risultati la domenica, bene o male. Ecco, c'è un duetto davanti, Palombaro e Fresa, ma sono lì, non è che sono andati lontano. Quindi siamo tutti quanti arroccati ancora, quindi non c'è quella squadra. Siamo arroccati e il Fresa lo andiamo a prendere nella prossima domenica. Settimana. Se ci stanno sentendo, se ci fanno è qualche chiaro. Cosa, sappiamo chi è stato. Assolutamente, sempre nell'ottica sportiva, quindi andiamo lì sportivamente a giocarci la partita. A giocarsi la partita. I ragazzi della Juniores sicuramente saranno lì insieme anche al presidente a tifare prima squadra. Quello sempre. Sempre. Magari dalla panchina o in mezzo al campo è meglio, però. Se dobbiamo accontentarci della tribuna. È anche giusto che ognuno di loro debba avere le aspettative. Devono avere aspettative, se lo devono meritare con gli allenamenti. Come diceva all'inizio il mister, appunto, bastone e carota, nel senso chiaro. Buono sì, per amor di Dio, però poi c'è anche da bastonarli quando serve. È chiaro, È così. Dei giocatori, voi avevate detto che avevate anche il segreto di fare queste cene durante la settimana. Sì. Quindi stanno avendo il loro frutto, non è vero che quando si mangia si appesantiscono? No, e poi si appesantisce solo il presidente. Quindi faremo parlare anche il presidente con la nostra nutrizionista. Ormai abbiamo diverse persone con cui dobbiamo far dialogare. Sì. Sicuramente sì. No, è chiaro che sono momenti comunque di aggregazione, servono quindi. Servono sempre, secondo me serve tantissimo, non poco. Incontrarsi fuori dal campo dagli inizi di che io ho cominciato a masticare calcio, sempre pure al livello giovanile, mangiarsi delle patatine tutti insieme fa sempre bene. Sempre. Piuttosto che finire l'allenamento e andare a casa. Sì, stare serve insieme. Per amalgamarsi, ne facciamo parlare proprio a uno dei ragazzi. Serve questo stare insieme e non finire l'allenamento e andarsene. Sicuramente, perché è un fattore che influisce tanto sulla squadra e lo spogliatoio. Allora, l'uomo spogliatoio della Juniores. Ce ne sono parecchi. E nominiamoli, così li salutiamo stasera. Sicuramente il capitano, Michael Guerini. Poi un ragazzo che ha sempre il sorriso in bocca è Bader. E che è importantissimo perché almeno porta sempre il buon umore. Ah, ma già a partire dal mister, che è anche abbastanza giovane, quindi sa come ci si approccia con i ragazzi. E invece, secondo Carbonelli, l'uomo spogliatoio della prima squadra? Penso Lombardozzi. Lombardozzi, il presidente invece aveva visto altre persone. No, io stavo pensando la stessa cosa, ma ci sono tanti ragazzi veramente in gamba. Lo stesso Ettore Cinosi, che lui è uno di quelli che si mette avanti promotore per le cene, quindi che vuole fare il gruppo. È importante insomma, un po' tutti insieme. Ci deve essere quello più silenzioso, così come quello un po' più tra virgolette casinista. Se no, se escono tutti i casinisti poi un po' un macello. Bisogna compensare, metterli d'accordo tutti quanti. Invitiamo, allora, io siccome ho un minuto di tempo ancora con il Casalbordino, voglio che il presidente fa l'appello ai tifosi per seguirli
nel guaio, come ha detto Mattia, da casa di Fresa. Vabbè, più che appello, sono convinto che i ragazzi ci verranno a sostenere a Fresa, perché sanno quanto è importante domenica per noi tutti questa partita. Loro in primis ci tengono e ci supportano, quindi sicuramente spero di vederli tutti quanti al campo di Fresa per poter far bene tutti insieme. Per mettere la freccia, il Fresa che comunque non ci si aspettava forse fosse lì su, ma in questi campionati, come abbiamo detto prima, non c'è niente di scritto. E veramente basta perdere qualche punto, anche con dei pareggi o delle sconfitte, e subito sei lì. Potrei dire qualcosa, che i cavalli da corsa si vedono alla lunga, quindi bisogna e all'arrivo, all'arrivo. Vedremo se arriva all'arrivo. Il campo rosso all'arrivo, io vedremo, me lo auguro, io me lo auguro. Ringraziamo grazie. Giuseppe Vaccana e Carmine. Grazie. Siamo tornati in studio e abbiamo cambiato anche ospiti, pronti con le cuffie a rispondere alle domande. È andato via il casalbordino giallo-rosso ed è arrivato invece un altro rosso, però col bianco, i biancorossi della Vastese 1902. Vediamo Migliaccio con un'area di soddisfazione anche oggi, quindi Migliaccio, ci vuole parlare di questa partita della Juniores, perché si vede quando vince la squadra, secondo me. Buonasera a tutti innanzitutto. E oggi abbiamo vinto. Strano, perché le altre volte, una volta che aveva perso, Migliaccio era così. Oggi abbiamo vinto 3-2 in rimonta, una partita molto bella. Ancora meglio, quindi. Una partita maschia, una partita giocata sul campo come si giocava una volta. Il pubblico si è divertito e alla fine ha anche applaudito, e questo è stata la ciliegina sulla torta. I ragazzi sono impegnati al massimo, anche perché stavano perdendo. C'è stata una reazione veramente molto bella da parte loro, e pertanto non possiamo che essere soddisfatti, anche perché abbiamo vinto con una delle più belle squadre di questo girone, il River Casale, che è una gran bella squadra. Avevamo detto infatti settimana scorsa che non era da sottovalutare, in quanto era partita fortissimo quest'anno. No, ma abbiamo fatto i complimenti al mister, al presidente, c'ha veramente delle buone individualità ed è anche un ottimo organico. E anche noi oggi ci siamo difesi molto bene. Però, anche la Vastese è un ottimo soprattutto organico. Dobbiamo parlare della Vastese, no. Perché comunque. Allora, io faccio presentare il primo ospite, poi faremo un cambio e mi presenterai anche il secondo. Allora, il primo ospite è graditissimo. Presenta Migliaccio. Il primo ospite è graditissimo per noi e per voi soprattutto. Per il pubblico femminile. Per il pubblico Mi avevano detto, ti mandiamo questa sera, vedrai che il pubblico femminile sarà attaccato al televisore. Ma sicuramente, lui è Mirko Bonuso, classe 95, centrocampista della prima squadra, e viene ogni tanto a darci una mano. A noi ci fa piacere se viene ad aiutarci, perché comunque i ragazzi che sono con noi crescono, vedono, imparano, e noi siamo molto soddisfatti per quello che fanno quegli altri. Oggi ha fatto una bella partita, si è difeso bene, non ha fatto 4 gol come lunedì scorso. Beh, esatto. Però ha preso un palo che aveva a momenti abituato troppo bene, forse. Sta ancora tremando il palo ai Salesiani. Vero, anche voi, anche il Casalbonino prende troppi pali, quindi bisognerebbe fare cose scaramantiche. Bonuso, settimana scorsa grandi complimenti sia da parte di Migliaccio che da parte di mister Di Martino. Sicuramente è stato detto che giocare in prima squadra fa sì che tu possa poi trasmettere anche l'esperienza ai ragazzini magari più giovani che non ne hanno con la Juniores. Buonasera a tutti. Sì, ha detto bene, è normale che chi viene dalla prima squadra deve dare qualcosa in più per aiutare i ragazzi della Juniores, e così ho fatto io. Questa partita di oggi in rimonta, cos'è che non era andato all'inizio? Per cosa vanno tirato un po' le orecchie? Perché sicuramente l'avranno fatto. No, vabbè, il fine primo tempo è finito sulla parità, poi abbiamo preso subito un gol. Siamo stati bravi a recuperare la partita e farne altri due. Quindi la partita è andata benissimo. Rispetto alle squadre che ha incontrato finora, come ho chiesto anche ai ragazzi della Juniores del Casalbordino, qual è la squadra che ti ha impensierito di più, al di là poi del risultato finale? Parli della Juniores, che hai visto giusto? Più forte, sì. Ho giocato la scorsa partita e questa, ma questa è stata più impegnativa.
questa vabbè, l'altra si è andata in scioltezza. 4 reti aveva fatto l'altra volta lunedì scorso, quindi capocannoniere della scorsa giornata. Di là sicuramente era andata meglio. Invece in prima squadra, la squadra che vi ha fatto più soffrire, con cui secondo te si poteva far meglio? Beh, ricordo la partita contro l'Acqua e Sapone, che noi eravamo in 9 e loro erano in 11. Ci siamo chiusi molto bene in difesa e poi ricordo quella maggiormente. Ricordi quella? Invece quelli che noi chiamiamo derby, che poi ricordiamo sempre che non per tutti sono considerati derby, ti ha affascinato come partita a viverla? No, non ho capito, puoi ripetere. Il derby, che a volte derby, chiamano derby. Infatti, per me era un pochino... Non era un derby, neanche. No, vabbè, per me... Una partita come le altre. Una partita come le altre, sì, ecco. La Vastese sottolinea, appunto, che quella è una partita come le altre, quindi non c'è stata un'emozione. No, sì, un'emozione c'è stata a fine partita, quando c'è stato il fischio finale, il vuoto del pubblico è stato spettacolare. Quindi la differenza lo fa comunque questo pubblico. Il pubblico, sì, certo. Quando allora, l'Aragona è pieno, tra virgolette. Che allora Migliaccio fa l'appello al pubblico insieme a Bonuso per far sì che si riempia. No, no, noi ci auguriamo che, a parte che il pubblico di Vasto sappiamo che è molto appassionato e molto esigente, però dobbiamo anche ricordarci che quest'anno purtroppo la squadra è ancora in eccellenza e stanno facendo molti sacrifici i dirigenti per mantenerla e per cercare di fare il salto di categoria. Non è facile, forse la gente pensa che con lo schiocco di dita si riesce ad arrivare lì dove chiunque ci vorrebbe arrivare. Non è facile, ci vogliono i sacrifici, questi ragazzi ne stanno facendo tanti, la società ne sta facendo altrettanti, forse pure di più, e bisogna avere un po' di pazienza. Soltanto che quando vediamo lo stadio Aragona, che una volta era strapieno, e noi ci ricordiamo benissimo, lo vediamo con gli spalti vuoti, ci dispiace tanto, ma non perché, ripeto, per i sacrifici che sta facendo la società, per quello che sta cercando di trasmettere, per i ragazzi che vengono da fuori, come lui, come Mirko, come tanti altri, perché si ricordano, non sanno cosa vuol dire lo stadio Aragona pieno. Non lo conoscono e lo vorrebbero rivedere. Sì, e anche noi lo vorremmo rivedere, sinceramente. L'ha visto, Bonuso. Io l'ho visto soltanto sulle foto. L'ha visto sulle foto, quindi siccome dalle foto non è la stessa cosa che sentire il tifo in campo, Bonuso invita tutti quanti ad andare a vedere la prossima partita, anche perché, detto proprio da un giocatore, no? Non è facile giocare le partite e vincerle tutte, anzi non è facile proprio vincerle, soprattutto il campionato di eccellenza di quest'anno. Si vede con tante partite che si pensano vinte, anche il passo falso, lo stesso del San Salvo che era primo in classifica e tutti lo davano per vincente di domenica. Comunque è livellato. Sì, come le perdono le partite in Serie A, le possiamo perdere anche noi. Però certo il dispiacere c'è quando uno perde una partita, la pareggia anche, perché vincere è sempre bello. Cosa non è andato secondo te nella partita di ieri, ad esempio? Abbiamo preso subito il gol, però noi abbiamo giocato. Abbiamo giocato noi, siamo riusciti ad arrivare pure in porta, anche se abbiamo sbagliato qualche palla gol. Però siamo fiduciosi anche per la prossima partita. È fiducioso Bonuso ed è fiducioso anche con la Juniores. Dove può arrivare secondo te, avendo visto in questo avvio? Abbiamo visto che la squadra di Di Martino e Migliaccio era partita piano, poi da diesel inizia a carburare, ma è una peculiarità delle squadre. Esatto, tu lo sai meglio di me, ormai ci segui da qualche anno, sai benissimo che all'inizio di tutti i campionati a cui abbiamo partecipato, la squadra piano piano, fin quando assimila gli schemi, fin quando assimila la mentalità che noi cerchiamo di inculcarla, di inculcare ai ragazzi, e ci vuole un po' di tempo. Quest'anno stiamo facendo le stesse cose dell'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa. Piano piano la squadra sta capendo cosa vuole il mister, cosa vogliamo dal campo, e stanno rispondendo. Difatti adesso dovremmo affrontare le prossime partite con la giusta mentalità, perché ormai i ragazzi sono sbloccati, sono consapevoli della loro forza, la squadra è compatta, il gruppo è unito e la società ci sta molto vicino. Su questo non possiamo assolutamente lamentarci. Quindi non si può recriminare assolutamente. Bonuso, l'uomo spogliatoio della Vastese, sia juniores che prima squadra. Vabbè, della prima squadra ovviamente Giuseppe Soria e Michele Strano. D'Ambrosio. Strano. Strano. Nostro capitano. E invece nella juniores comunque il capitano Mirko? Piccinini. E poi è comunque un gruppo unito, quindi non c'è chi più, chi meno. Quindi si cerca in qualche modo di non mettere sul piedistallo qualcuno, no, vabbè, farli essere sempre... L'uomo spogliato io della nostra squadra è sicuramente il mister Di Martino, che stasera non c'è, ma a cui saluto caramente, gli faccio un abbraccio, gli dico prenditi una pastiglia per la gola, perché oggi ha gridato tanto.
E sicuramente i ragazzi sono veramente sono tutti bravi, sono, si impegnano, bisogna veramente applaudirli per quello che stanno facendo. Noi non ci aspettavamo questa loro voglia, sinceramente, eravamo partiti male, però abbiamo visto che comunque i ragazzi si sono attaccati alla maglia e questo ci fa piacere. Anche perché, lo ricordiamo, sono comunque un gruppo costruito quest'anno quasi da zero. Sì, sì, la maggior parte dei ragazzi sono venuti quest'anno. E ora sono arrivati altri due o tre ragazzi nuovi. Oggi hanno fatto l'esordio chi in panchina e chi in partita. Sono soprattutto dei bravissimi ragazzi, no, bravi, bravissimi ragazzi. E quello a noi ci interessa di più. Quindi si vede, certo, prima comunque anche al carattere fuori. Soprattutto il carattere, e poi se ha delle qualità calcistiche da mettere in mostra, no, ben uno bello. Come Balotelli non lo chiamiamo nella Juniores della Vastese. Balotelli non lo so se la Vastese potrebbe acquistarlo. Dobbiamo parlare con la dirigenza. Se un giocatore così lo chiamerebbe Migliaccio? No. Io personalmente no. Cioè, sinceramente, per come la penso io. Però poi sai, la differenza tecnica la fa, e quindi tanti dicono non guardiamo al carattere. Io non lo chiamerei. Chiamo intanto, gli chiedo di passare dietro di me, perché così Migliaccio ci presenta anche il prossimo ospite, che dopo poi i jingle parlerà anche lui. Migliaccio, presenta. Allora abbiamo Migliaccio qui il nostro grande, no, sì, vabbè, è un pupillo, perché comunque fa parte della squadra la Vastese. Lui è Michele Leo, portiere titolare della prima squadra, è venuto quest'anno a trovarci, giovanissimo, classe 94, è venuto quest'anno a trovarci e a condividere questo anno di sacrifici che anche loro stanno facendo. È un ragazzo che comunque in partita si sente molto, si sente fino in tribuna, e questo gli fa onore, perché comunque li sveglia i ragazzi, fa benissimo. Di solito, non, ad esempio l'anno scorso c'era Cialdini, che Cialdini gli dicevano che non strillava più di tanto. No, invece Michele è il contrario, Michele strilla, si sente fino in tribuna, lei solo. Ma fa benissimo, perché comunque ci vuole, in campo ci vuole uno che comunque, lui la partita la vede meglio di tutti quanti. A parte il mister, no, il mister sì. Qualcuno che dia le direttive lì dietro ci serve, soprattutto per la difesa, no? Perché dicono che spesso il portiere, poi glielo chiederemo anche a lui, portiere e difesa devono essere un tutt'uno. Quindi... Vabbè, ma il portiere è l'uomo che vede meglio di tutti quanti la partita, perché comunque vede la squadra salire, vede la squadra attaccare, difendersi, vede la squadra si allarga, gol, si stringe, prende gol. Il portiere è un... singolo, e torniamo in studio. Quindi tornavamo, stiamo concludendo la presentazione, ha fatto una grande presentazione non solo di Bonuso, anche di Leo che comunque è entrato e subentrato, all'inizio era partito Antenucci che era il veterano come portiere, e ha fatto subito bene già dalle prime partite, riconfermandosi poi anche in quelle successive. Il primo impatto con questa squadra? Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Il primo impatto con questa squadra? Beh, innanzitutto ho trovato un grande gruppo, composto da persone vere che hanno un grande spirito di sacrificio. Purtroppo le cose si stanno complicando, tra virgolette, anche se nulla è perduto. È lunghissimo ancora. È lungo il campionato. Sicuramente ci rifaremo, spero che ci rifaremo mercoledì. C'è infatti il turno infrasettimanale, mercoledì la Vastese sicuramente chiamata a un riscatto, anche perché, come ha detto anche prima Bonuso, comunque una sconfitta è meritata quella di ieri. Sì, c'è molta amarezza ripensando alla partita di ieri. Perché? Perché prendi un gol dopo neanche un minuto e... taglia le gambe. Sì, ti compromette tutto il resto della partita. Infatti abbiamo cercato di imporre il nostro gioco per circa tutti i 90 minuti. Il gol purtroppo non è arrivato, abbiamo sciupato qualche occasione di troppo,
Speriamo e poi capita magari che chi non ha visto la partita dal vivo dica: ecco qui la Vastese, sì, perde sempre, fa risultati. Invece va sottolineato che la Vastese in diverse occasioni, come diceva le altre volte Stefano Suriani, l'ha detto stampa, ha meritato magari qualcosa in più sul campo e non è arrivato ciò che si doveva. Sì, a volte sono stati anche gli episodi a determinare il risultato della partita. Fortuna o sfortuna, noi ci tocca lavorare e rimetterci subito in carreggiata, perché le altre davanti e non solo, cioè arrivato a questo punto dobbiamo guardare anche chi ci sta sotto. All'inizio infatti si guardava solo avanti, poi arrivi a un certo punto che ti trovi impelagato a metà classifica. Per giunta è una classifica quest'anno molto corta, l'anno scorso già lo era perché c'erano solo 2-3 squadre lì su in fuga, quest'anno ancora peggio in quanto non c'è davvero una squadra che fa la differenza, le vince tutte, ammazza campionato, sono tutte molto appaiate, tutte vicine come classifica, basta una vittoria o una sconfitta per andare nella zona calda, sì, o ritrovarsi addirittura nella zona playoff, quindi ancora tutti aperti i giochi. Sì, senza alcun dubbio. Noi, come ho detto anche in un'intervista rilasciata al giornalista Mancini, noi guardiamo domenica dopo domenica. Giusto. Cioè la voglia e l'intento è quello di portare a casa i 3 punti ogni domenica. Poi se non arrivano, dice, noi comunque ce la siamo sudata. Sì, indubbiamente. La maglia, quindi nessuno scende in campo per perdere. Mi piace soprattutto che poi deve scendere per vincere. Viene arrabbiato e vuole inculcare la sua mentalità. Chiediamo a Leo, impatto personale con questo campionato, dove vuole arrivare l'obiettivo? Beh, l'obiettivo mi sono, come ho detto poco fa, cioè noi non abbiamo un obiettivo ben preciso, cerchiamo di portare a casa i 3 punti ogni domenica, poi a dicembre si tireranno le somme, perché per come la penso io, fino a dicembre un campionato, da dicembre in poi se ne fa un altro. Quindi tu ragioni più da squadra, non da singolo. No, no, io metto prima la squadra, poi sì, i miei la squadra sempre al primo posto. Sempre squadra più. Allora, Bonuso, ti ho dato un po' di tempo. Voglio che Bonuso faccia una domanda a Leo. E ti sta guardando, però non ti fare influenzare, lo puoi mettere in difficoltà tranquillamente. No, vabbè. È il tuo miglior ricordo nei 2 anni di calcio? Il mio miglior ricordo? Beh, ne ho 2 in particolare. La vittoria del campionato col Manfredonia di 2 anni fa, che sono piazze comunque non semplici, caldissime, e Andrea di l'anno scorso, cioè sono state 2 emozioni indescrivibili. Poi per un ragazzo della mia età in 2 anni consecutivi vinci 2 campionati in piazze importanti. Caldissime, perché io mi ricordo Andrea proprio con la Vastese e anche l'altra. Insomma, non è che entravi ed eri tranquillissimo. No, ma ci potrebbe essere grande. Due, non, come dice il non c'è detto, 2 senza 3, perciò mai dire mai. Mai dire mai. Mai dire mai. Migliaccio non si arrende mai. Basta, dire mai. Basta, come piazza non è da meno. Quindi non è da meno, bisogna risvegliare, come abbiamo detto anche prima, l'entusiasmo dei tifosi. L'entusiasmo verso il calcio, magari non seguire più la Juve. Ma l'entusiasmo si sveglia non facendo polemica, non facendo dicendo sempre le stesse cose, compriamo, il presidente compra giocatori, cacciate i soldi, tante cose. L'Inter compra tanto, però spesso non arriva. Non ne parliamo. Adesso mia mamma ammazza. Ah, vedi, anche non parliamo dell'Inter. Parliamo della Vastese, importante. Parliamo della Vastese. Ripeto. L'entusiasmo non si risveglia facendo questi grossi acquisti, l'entusiasmo si sveglia soprattutto vedere giocare questi ragazzi, venire allo stadio, portare i bambini, portare le famiglie, quella è la cosa che bisogna fare adesso. Poi se arriverà qualcosa, se la squadra promette bene, e io penso che la squadra farà benissimo, tra un po' comincerà a svegliarsi anche la squadra, la prima squadra, perché comunque il gruppo c'è, è una bella squadra, sono tutti ragazzi che hanno giocato a calcio, sanno come si gioca, l'allenatore è valido, la società gli sta mettendo tutto a disposizione, quello che vogliono. Io penso che poi piano piano anche l'entusiasmo si comincerà a svegliare del tutto e vedremo finalmente, vedremo i risultati, finalmente vedremo almeno la curva piena. Come una almeno volta. Almeno la curva addirittura Migliaccio vuole anche tribune e distinti, vuole proprio un po'. No, vabbè, Bonuso, cominciamo piano piano. Migliaccio da carica, sì, è ottimismo nato sia in campo che fuori, è un giocatore aggiunto. Ma io faccio oddio, col mister ormai siamo una coppia ben collaudata, perché il mister giustamente parla molto e fa bene molto. Io cerco di parlare poco, però di colpire nel momento giusto e al momento opportuno.
quindi parla poco ma parla bene. Parlando con Leo, il ruolo del portiere è fondamentale. Portiere che è sempre sotto l'occhio del ciclone, cioè basta un attimo perché il portiere sia responsabile della malaugurata sorte della partita, e invece basta un attimo per essere eroi. Come la vive un portiere ogni volta la partita prima di entrare in campo? Beh, per quanto mi riguarda la vivo con la massima spensieratezza. Ci sono scaramanzie, prima parlavamo di scaramanzie, anche tra di voi ci sono scaramanzie? Sì, molte, sì, tantissime. Anche Bonuso è scaramantico? Poco, però... poco, qualcosa, mi piace, scaramanticissimo, tantissimo. Quindi lasciamo perdere. Meglio che non ti dico le mie scaramanzie. No, anche perché diciamo non si dicono, se no non si devono dire, assolutamente. Quindi anche lei è scaramantico, e l'approccio alle partite? Beh, l'approccio alle partite è uguale a come approccio anche in allenamento io, nel senso che sono sempre sul pezzo. L'affronto non si scherza neanche in allenamento. No, per quanto mi riguarda, no. Bisogna impegnarsi. Sono così anche nella vita, molto determinato. Determinatissimo, quindi andrà d'accordo con Migliaccio. Sicuramente, per questo l'ha portato qui. Allora, la partita vista dalla porta. Parlavamo appunto del fatto di dover dialogare con la squadra. Spesso è il capitano a dare le direttive, il mister dalla panchina. Non possono parlare tutti, altrimenti non si capirebbe niente probabilmente in campo. A volte infatti capita che tra giocatori si dica una parola di troppo e si metta subito a tacere. Il portiere però è importante che dia indicazioni. Perché è importante questo? Beh, il ruolo del portiere è fondamentale, anche perché è l'unico giocatore che riesce a vedere la partita nel modo migliore rispetto agli altri. Quindi è colui che deve dare indicazioni, deve spronare la squadra, sempre in modo costruttivo ovviamente. Tu sei giovane, no? Sei giovanissimo. Sì. Dover dare magari indicazioni a una difesa che è un po' più anzianotta oppure a persone più di esperienza, ti infonde timore? Niente. No. Lui proprio. È lo stesso approccio che ho con un ragazzino, tra virgolette, di 18 anni, con una persona di 30-35 anni. Per te non c'è alcuna differenza? Il giocatore è uguale, cioè indipendentemente dall'età, approccio nella stessa maniera con tutti. La parata più bella finora fatta da Leo? La parata più bella? Ne ho fatte poche fino adesso. Spero di farne in futuro. Forse quella su punizione contro il Martinsicuro, appena entrato. Sono subentrato il secondo tempo a Mimmo Antenucci, che è infortunato. E pronti via, ci fu una punizione dal limite. Riuscì a deviarla in angolo. Forse quella. Quindi, e quella, ad esempio, queste sono le occasioni in cui avere un pubblico caloroso farebbe anche un po' la differenza. Porto perché carica, no? Sempre. L'altra volta, settimana scorsa, avevamo il portiere del Casalbordino che infatti parò questa punizione salvando un risultato. Fa la differenza avere i tifosi che ti fanno magari un coro. Parliamo con Bonuso invece. Il gol ne hai fatti 4 l'altra volta, il gol che ti è piaciuto di più? Dei 4 è quello dai 30 metri. Il punto debole di Leo, secondo Bonuso? Se dovessi farlo a lui il gol, come lo faresti? Il gol a lui è difficile, perché è davvero molto in gamba. Lui dice molto... di testa, quindi fai alto. È molto preparato come portiere, è difficile segnare a lui. L'unica volta che sono riuscito a fare gol a lui è stato sul rigore in allenamento. E allora ce lo dice Leo, le parate più complicate. Per quanto riguarda... Il punto che soffri di più tu o hai sofferto di più in passato? Non lo possiamo dire per gli avversari? Bravo, teniamocelo per noi. Dice, abbiamo un punto debole, però ce lo teniamo per noi. Prossima partita della Vastese è mercoledì. Come scendere in campo? Beh, con la solita carica con cui scendiamo. Penso che nelle ultime partite si è vista la mentalità che il mister cerca di inculcarci. È una mentalità determinata. Cioè una squadra che ha fame. Però allo stesso tempo siamo un po' sfortunati per come la vedo io. Quindi cercare di cogliere l'attimo, di essere più concreti e di portare a casa questi benedetti 3 punti che ci potrebbero servire parecchio, soprattutto per il morale. Quindi speriamo che la Vastese faccia risultato mercoledì. Saluto tutti i nostri ospiti. Buonasera.
Sono tornata in studio e non ho l'ospite, però lo invito a venire, passa dietro di me o passa di lei, è uguale, Carlo Triglione. Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, Carlo quest'anno è stato chiamato a parlare, sì, del San Salvo. Sì. San Salvo che fino adesso era la squadra temuta da tutti, perché è la squadra che rivelazione tra virgolette, anche se nello spogliatoio e lo stesso presidente dicono sempre ci avevamo a salvare, quindi bisogna salvarsi quest'anno. Di sicuro c'è stato un piccolo passo falso di questo San Salvo e tocca proprio a te parlarne della partita di ieri. Beh sì, abbiamo fatto una partita vicino al microfono. Abbiamo fatto una partita non delle migliori. Abbiamo fatto una sconfitta, abbiamo subito una sconfitta contro l'Acque Sapone che ci ha un po' lasciato l'amaro in bocca. Però la cosa positiva è che abbiamo il turno infrasettimanale dopo domani e quindi abbiamo la possibilità di rifarci subito contro il Capistrello, anche se sarà difficile, ma noi ce la mettiamo tutta come sempre. Partite complicate, lo stavamo dicendo anche con il portiere della Vastese, quest'anno una classifica cortissima, di più ancora rispetto a quella dello scorso anno, tutte squadre che alla fine non ce n'è una più forte, l'ammazza campionato. Beh, si deve combattere sempre. Secondo me il livello si è livellato verso l'alto, nel senso che non c'è forse una squadra nettamente superiore alle altre, ma ce ne sono almeno 8 che sono sullo stesso livello e se la giocheranno con tutti. Sarà un campionato molto difficile. Carlo Triglione, campionato che è partito in sordina, poi è esploso e tanti, anche tra i dirigenti del San Salvo, hanno fatto i complimenti per l'approccio ai match che ha sempre Carlo. Carlo che per giunta rientra anche nei piani del dirigente Meuccio, che vorrebbe Meuccio di Santo anche con una coppa disciplina. Sicuramente Carlo Triglione non è un indisciplinato. No, su questo, almeno su questo posso essere felice. Ringrazio comunque i dirigenti, ma come sempre mi piace dimostrarlo in campo, questa voglia e questa voglia di far bene, quindi speriamo di riuscirci e ripagare magari con qualche buona prestazione la loro stima verso di me. La stima, parlavamo di Meuccio di Santo, che personaggio è? Perché in tanti lo indicano come una persona, ad esempio io tifoso della Samp, un presidente che danno tutti per esaurito, che però ha portato entusiasmo. Meuccio di Santo assomiglia un po' al Ferrero del San Salvo? Beh, lui è sicuramente un personaggio, è uno che non passa sicuramente inosservato, ha i suoi modi molto, molto educato, è un dirigente che comunque è sempre presente sia in allenamento, è molto disponibile con la squadra, con lo staff, quindi qualsiasi problema possiamo rivolgerci da lui. È uno molto preparato, anche se ha modi magari anche buffi, ma è comunque un grosso dirigente. Riesce sempre a starci, quindi la parola ve la dice sempre, spesso lo vediamo anche lì a frenare a volte i giocatori quando c'è qualcosa che non va, è importante anche questo. Una parola anche la vogliamo spendere per il presidente, che è un presidente tifoso a tutti gli effetti. Sì. Ti era mai capitato di avere un presidente in squadra così tifoso? Ma devo essere sincero, è la prima volta e cioè per lui, noi per... Per noi è un esempio, nel senso è uno che soffre la partita più di noi, lo vediamo teso prima della partita, magari sempre con l'occhio molto vispo, quindi è dura, però è positivissimo perché comunque ci fa capire che lui soffre con noi in prima persona. Porta entusiasmo anche quello. Domenica c'è stata una grande targa che è stata data a un giocatore che ha fatto grandi sia a volte la Vastese negli anni, sia il San Salvo, sia ha giocato anche in squadre grandi come l'Atalanta ad esempio nella primavera. Importante dare una targa e premiare quindi le carriere di questi giocatori locali, perché comunque un giocatore locale. Beh, assolutamente sì, comunque è una bandiera per questa società, quindi penso sia giustissimo magari ripagare anni e anni di sacrificio per una maglia con delle belle manifestazioni che comunque vanno a premiare una carriera comunque importante. Carlo Triglione è stato sottolineato ed è stato insignito da tanti del premio Uomo Spogliatoio. Questo è capitato negli anni passati con la Vastese, è capitato però anche con il San Salvo, l'hanno detto Marinelli, il capitano, l'ha detto Daniele Izzi, tante persone hanno sottolineato come riesci comunque a tenere unito e porti uno spirito goliardico dentro lo spogliatoio. La cosa è positiva, mi fa piacere comunque che i miei compagni mi riconoscono almeno questa carica e
sono contento, è comunque una cosa positiva, magari non a livello calcistico, ma comunque a livello umano ne vado fiero. È vero, perché comunque sono attestati, veri e propri attestati di stima nei tuoi confronti, perché sia chi conoscevi di più che magari chi conoscevi di meno poi te la dà, insomma, e te la dimostra questa stima. Secondo invece Carlo Triglione, che è arrivato in un gruppo nuovo quest'anno, dove c'erano già anche dei senatori che c'erano da anni, l'uomo spogliatoio secondo lui, oltre a Triglione? Beh, comunque quest'anno è comunque un gruppo già solidificato dall'anno scorso, ma quest'anno diciamo che la nostra forza è anche quella, cioè nel senso non ci sono personaggi che spiccano, ma se riusciamo lo facciamo con la forza del gruppo, e magari è bello anche stare insieme nello spogliatoio a prenderci in giro o magari a divertirci, e questo comunque molte volte si è rispecchiato anche durante la partita, perché molte volte siamo andati in svantaggio, ci siamo guardati in faccia e siamo riusciti a ribaltare la partita, cosa che non è successa domenica, speriamo di farlo prossimamente, sperando che non andiamo sempre in svantaggio. Ecco, magari sperando di andare in vantaggio, perché sennò i tifosi non sarebbero contenti, sì, la soffrirebbero molto di più. Conta quindi vedersi anche nel post partita, una cosa che ha sottolineato anche il presidente del Casal Bordino, che porta spesso i suoi ragazzi magari anche a cena fuori. È importante quindi per il gruppo anche amalgamarsi al di fuori, cioè non finire l'allenamento e andarsene ognuno per i fatti propri. Beh, assolutamente sì, quando questo è possibile sì, però comunque in società comunque magari che ci sono ragazzi che fanno chilometri per raggiungere San Salvo per allenarsi, questa cosa è un po' più difficile, però sicuramente quando c'è stata l'occasione si è dimostrato comunque che sappiamo stare tutti insieme e sappiamo anche farlo bene. Sappiamo farlo bene, quindi sicuramente riescono bene. Assolutamente, anche le serate l'abbiamo fatte pochissime, nel senso, cioè non è che ci siamo, però quando c'è stata l'opportunità di stare insieme, la cena comunque si è rivelata divertente. Scene divertenti, gruppo unito, il punto di forza quindi di questo San Salvo può essere, dicevi tu, proprio il fatto del gruppo, può essere anche che siete tanti giocatori e tutti comunque che si danno da fare, che sono pronti sempre sul pezzo ad entrare. Beh sì, questo comunque è una forza che hanno molte squadre, e sicuramente ce l'ha anche il San Salvo, comunque magari ci sentiamo tutti utili, ma comunque purtroppo come in tutte le squadre nessuno indispensabile, quindi ci sarà spazio per tutti e quelli che verranno chiamati in causa dovranno dare il massimo. Sempre umiltà in campo. Uno dei più umili forse è uno che un tuo compagno, che noi vediamo va spesso d'accordo con te, lo vediamo anche sui social alcune fotografie, che è proprio il bomber Antenucci, che però di bomber quest'anno all'inizio non ne ha tanto da dire, in quanto sta soffrendo il fatto di non riuscire ad andare in rete. Voi compagni che gli siete più vicino, come spronate un attaccante quando gli manca il gol? È tragica. Guarda, quest'anno per Andrea è comunque iniziata non, forse in modo sfortunato, perché comunque le occasioni le ha sempre create quando si è messo in evidenza, però quest'anno per lui è difficile, non entra. Io gli sto vicino, speriamo che arrivi subito il gol per lui e per noi. Speriamo il più presto possibile, dai, lui ha dei forti mezzi, forse quello che mi ha impressionato di più, e quindi speriamo riesca subito a sbloccarsi, perché spesso non è quello che fa la differenza. Vediamo anche spesso in Serie A si bloccano tanti attaccanti, quindi cerchiamo di dare coraggio ad Antenucci, anche perché è un ragazzo che comunque la sta prendendo in maniera buona, o fa magari yoga, o comunque riesce a tenersi questo discorso che non riesce a buttarla dentro. Tante volte invece gli attaccanti danno di matto. Sì, ma anche non lui non lo dà anche a vedere, ma sicuramente di questa cosa non è felice. E qualche volta magari si abbandona in qualche situazione, però è sempre, cioè, uno che sicuramente ci mette comunque la voglia, e speriamo subito si sblocchi, dai, che si sblocchi contenti. Quindi speriamo già da mercoledì magari, no? Che magari si sblocchi Antenucci, lo stanno aspettando i tifosi, lo aspettano anche i compagni di squadra. Uno che invece si è sbloccato abbastanza, perché al contrario ha iniziato l'annata rispetto all'anno scorso in maniera ottimale, è l'altro bomber, Vito Grande, Marinelli, il nostro capitano. Lui è, ci possiamo in campo altro giocatore tifoso, ci possiamo sempre contare. È un ragazzo che comunque, oltre ad essere un bravissimo ragazzo in campo, è sicuramente quello che ci dà di più sotto il piano offensivo, cioè nel senso, è un ragazzo che la palla in aria la butta dentro, e su questo è un bomber vero, micidiale. E
è un bomber vero, forse un po' come un Cassano, perché a volte viene redarguito tanto per i metodi con cui si esprime. Anche negli anni passati in qualche atteggiamento magari non piacevole, però quest'anno devo riconoscere che è migliorato tantissimo, nel senso che è un ragazzo che comunque dà l'esempio, è sempre lì a tirare il gruppo, e questo gli fa comunque onore, perché se era magari un limite della sua personalità, ci sta lavorando nel suo bagaglio comunque di calciatore, quest'anno ci ha lavorato e ci sta riuscendo fino adesso. Ci sta lavorando tanto, quindi comunque un ottimo gruppo, a cui è venuto a mancare un'altra pedina importante, che all'inizio lui in un'intervista simpatica lui ha detto mi hanno gufato, e questo è Di Ruocco. Guarda, Rosario ha avuto un infortunio muscolare, speriamo recuperi il più presto possibile, perché per noi è importantissimo, è un giocatore che salta l'uomo con una facilità impressionante, da qualità comunque alla fase offensiva. Speriamo. Allora, un jingle e poi torniamo in studio. Abbiamo parlato dei compagni, vogliamo sapere anche l'obiettivo stagionale di Carlo Triglione, però. Beh, sicuramente fare benissimo, nel senso che non mi piace fare una stagione dove voglio poter passare magari inosservato. Noi con questo San Salvo vogliamo fare bene, non ci poniamo neanche gli obiettivi, andiamo domenica per domenica e dopo alla fine tiriamo le somme. Sicuramente. Un altro punto di forza può essere quello di essere tutti uniti nel progetto, cioè anche l'amministrazione comunale è tanto presente e si appoggiano. Assolutamente sì, questo è una, comunque devo riconoscerlo assolutamente, il comune di San Salvo con i suoi dirigenti ci è sempre vicino e ci fa capire che l'organizzazione non manca sicuramente. Triglione, che è arrivato al San Salvo dopo aver avuto un'ottima stagione con il beach soccer, che lui insomma pratica tutte le estati, anzi forse sì. Per lui è un appassionatissimo di sport, farebbe tutto, footvolley. Io vorrei non fermarmi mai purtroppo, ma ci sono le sorti. Fare non il triathlon, ma più il pentathlon di tutti gli sport estivi. Sul fatto di non fermarsi mai, la curiosità è questa. Quando un giocatore arriva già da una stagione estiva in cui comunque è pesante giocare sulla sabbia, e sappiamo che è un calcio completamente diverso rispetto al calcio a 11, deve avere una preparazione atletica differente o fermarsi un periodo? Ma sono diversi anni che mi fermo forse qualche giorno, cioè 2 o 3 giorni, poi si ricomincia magari non perfettamente al 100%, magari si ricomincia con qualche lavoro differenziato, però cioè, diciamo, non ci sono lavori specifici per questo sport. Quindi non porta comunque carichi eccessivi o porta ad avere scompensi all'inizio del campionato? Sicuramente porta molta più fatica muscolare, perché comunque è uno sport molto esplosivo, quindi magari qualche carico muscolare in più che vai a recuperare nei primi giorni di preparazione con qualche lavoro che magari ci fa allentare la muscolatura. Mercoledì, partita infrasettimanale importante, in quanto il Capistrello non è assolutamente una squadra da sottovalutare. Quali sono i punti di forza da temere del Capistrello? Questo Capistrello comunque parte da una base che aveva già l'anno scorso, quindi è una squadra che si conosce bene tra di loro, hanno comunque un impianto sportivo che sfruttano durante la settimana, quindi per loro sicuramente sarà questo un punto di forza. Noi dobbiamo, con tutti i mezzi, dobbiamo fare un risultato importante per noi, per i tifosi, per la squadra, per il nostro morale, perché comunque noi abbiamo delle ambizioni, non ce le diciamo, ma le vogliamo ormai il campionato si è indirizzato, comunque è partito in un certo modo, il gruppo c'è, vedete che potete arrivare da, insomma, in posizioni anche alte. Guarda, noi non sappiamo dove possiamo arrivare, non lo sappiamo ancora. Noi, come ho detto prima, risultato dopo risultato, possiamo arrivare dove magari nessuno si aspetta, ma comunque dobbiamo stare attenti a noi stessi, a non sopravvalutarci e
a fare buone cose, questo è sicuro. Quindi rinvitiamo anche in questo caso tutti i tifosi ad andare a seguire il San Salvo mercoledì, anche perché i tifosi li sono sempre vicino alla squadra e, come dice sempre il San Salvo, ci andiamo a salvare sempre. Questo quindi è il motto della... Non si può parlare assolutamente di playoff. Ringrazio Carlo Triglione e grazie. Invito a venire anche alle prossime puntate. Sì. Sì, sono andata domenica a vedere, cioè sabato a vedere. Oggi parliamo di taglio qua. No, non si parla di quelli. Giocatore è Napoli, amico mio. Torniamo in studio con Massimiliano D'Onofrio, a cui apro il microfono, ma in realtà potrei anche tenerlo spento, in quanto abbiamo iniziato a parlare di Napoli e a noi il Napoli non interessa. Non stavo parlando di Napoli. Grande Gabri, stavo parlando di Callejon, il giocatore del Napoli. Aspetti, mi spengono il microfono appena dico qualcosa. Spegni il microfono. Allora, stavo parlando di Callejon, che è un mio amico e che saluto, motrilegno pure lui, come mio figlio, dove io sono cresciuto, e che lo volevo portare al rugby, però lui ha insistito e ha continuato a giocare. Allora, a calcio. Allora, parliamo seriamente, Massimiliano D'Onofrio, vasto rugby, parliamo della partita di ieri. Dopo la prima partita che avete giocato, tuo figlio Piero, ex capitano della squadra comunque juniores, giovanile, si era fatto cacciare, aveva fatto il mea culpa nella partita, aveva anche detto che era più difficile non essere capitano in quanto non poteva dire tante cose magari in più all'arbitro. Partita di ieri, sconfitta contro il Sulmona, però una sconfitta che ha fatto vedere dei grossi progressi rispetto all'anno scorso della squadra. Ma qual è la domanda? I progressi della squadra. Ah, no, perché sei partita da lontano, quindi partiamo. Avete perso la scorsa. Abbiamo perso la scorsa, hai cacciato Piero. I progressi della squadra ci sono stati, è vero, sono stati dei progressi in confronto agli altri anni, una squadra che sta maturando, speriamo bene. Io ho ripreso la squadra praticamente la testa, l'anno scorso avevo unito i giocatori, l'anno scorso la seconda partita la testa aveva ricevuto quasi 160 punti a zero e non aveva fatto nessuno, quest'anno noi in due partite abbiamo ricevuto 47 punti e abbiamo fatti 17, quindi la differenza è grande, quindi stiamo a fare un lavoro penso abbastanza buono, che è un po' quello che mi ero prefissato e piano piano vedremo di continuare a mantenerlo fino ad arrivare allo scoglio Aquila Rugby, una squadra impressionante dove oggi stavo rivedendo la formazione proprio con Piero. È composta da tre giocatori che hanno giocato in nazionale, c'è Carlo Cerasoli che è andato l'anno scorso via dall'Eccellenza, dall'Aquila Rugby, Danilo Carpente, giocatori che fanno rabbrividire solamente a pensarci. E vabbè, però comunque è ancora lontano, ci abbiamo ancora altre partite prima di affrontarci col grande mostro, che poi in fondo è la mia squadra d'origine, perché insomma... È la squadra di origine, però è anche la squadra che temete di più, in quanto doveva essere sicuramente in un campionato differente. Cioè, è senza Riano, cioè ci arriverà prima o poi, comunque, non è che la temiamo, noi non temiamo nessuno. Sparring partner. No, non temiamo nessuno. Il basso gioca comunque anche quando ha giocato le amichevoli a Roma negli scorsi anni senza paura. No, la paura non ci manca, non ce l'abbiamo proprio, è l'unica cosa che forse non abbiamo, è la paura, e il resto andiamo là, andiamo a giocare, facciamo quello che possiamo. Anche perché ricordiamo che gli allenamenti anche sono un po' più difficili rispetto all'anno scorso a livello di strutture. Purtroppo San Salvo, avendo i campi del Bucci e lo Stingi dove hanno fatto i lavori, il campo di San Salvo Marina spesso è occupato anche da altre società sportive. Dal San Salvo stesso che è stato qua, che ci ha tolto i posti, ci ha tolto da spodestati, infatti. Dobbiamo fare la guerra. No, ma non c'è guerra, no, era simpatico e loro parlavano la struttura del Capistrello, pure noi giochiamo il Capistrello, che è una squadra che incontreremo. E loro dicevano una bella struttura. Eh sì, Capistrello sì. Cioè quella che è la nostra struttura, infatti è presa in parte da loro, che noi consideriamo una bella struttura, abbiamo dovuto accedere a loro, però vabbè, anche giusto. Loro che giocano poi, ricordiamo, sul sintetico di Cupello in questo momento, invece Vasto Rugby che gioca comunque sul campo di San Salvo Marina e ha anche un pubblico caloroso e sempre presente. Grande pubblico veramente stupendo, un pubblico impressionante, quindi...
siamo contenti. Pubblico noi che abbiamo... altre società sportive non hanno. No, no, non hanno. Il pubblico nostro è veramente un pubblico affezionato, un pubblico che ci segue, che ci vuole bene, è con noi, è un pubblico veramente straordinario. Il pubblico è parte del mio cuore, è quello che mi spinge ad andare avanti tante volte quando sono in depressione, quando vedo che le cose si complicano, no? Tra cui anche Tiziana Smargiastica. Ma non è che hai visto il Napoli? No, io pensavo tifosa. Avessi visto il Napoli. No, io il Napoli ho già detto, vedo solo Callejon, che lo cercavo, perché non è una battuta. Callejon è del paese da dove venivo, un amico, un ragazzino. Ma noi sappiamo che il tutto fare del basso rugby ha tanta amicizia, anche in Spagna, visto in Spagna che era, l'anno scorso io ero il presidente della squadra di rugby e lui giocava a pallone. E io gli dicevo sempre, ai due fratelli, dicevo, ma venite a giocare a rugby, che nel rugby sicuro vi faccio arrivare. No, meglio a calcio, credo, per quello che sta... Sì, dopo hanno avuto ragione, infatti me l'hanno detto. Però all'inizio io gli dicevo, ma che perdete tempo, al calcio non arriverete mai, con rugby io vi faccio arrivare. Il giocatore del San Salvo di prima, potevamo provarlo al rugby. Fisicamente poteva fare rugby Triglione. Certo che può fare, tutti possono fare rugby, l'ho detto, fisicamente possono fare tutti rugby, da Gabriele Napolitano a Triglione, a Massimiliano Nofrio, a Tiziana Smargiassi. Rugby è uno sport aperto a tutti. Però le donne, ricordiamo anche che hanno fatto questo gemellaggio. Stiamo facendo, insomma, siamo c'è da lavorare, lavoriamo su tutto. Importante è lavorare. Bisogna lavorarci ancora sopra. Però donne che si sono dimostrate volenterose, perlomeno nel voler giocare, anche arrabbiate. Sì, non poter avere una devono squadra. Arrabbiarsi per giocare, bisogna essere arrabbiate, devono tirare fuori la grinta, dobbiamo vedere ancora se riusciremo a... Io spero di sì, è un progetto che ci tengo tantissimo, perché io parte della mia vita, forse le più grandi soddisfazioni l'ho presa allenando la squadra femminile in Spagna, quindi è un progetto che vorrei tornare, un percorso anche che vorrei tornare a fare anche qui in Italia. C'è diversità nell'allenare i maschi e le donne, nel calcio tantissima, nel rugby anche. Le donne sono più precise, sono più... Normalmente quando ho allenato a livello, cioè in Spagna, erano molto molto preparate, molto attente a quello che dicevi, sono molto pignole, ti rinfacciano le cose che hai detto e poi non le rifai, cioè ti sta molto più attenta a allenare le donne. E dopodiché sono vendicative, io mi ricordo un terzo tempo, mi tagliarono, io avevo i capelli lunghi, mi li tagliarono, mi sfregiarono tremendamente perché avevamo vinto il campionato, se l'avevano promesso, se vincevamo il campionato, mi sfregiavano e l'hanno fatto. I maschi non si sarebbero permessi. Non sarebbero permessi perché forse avresti fatto tu. No, no, avrei fatto la voce grossa. No, la voce grossa l'ho fatta anche con le donne. Ho provato anche a fare resistenza, mi hanno preso in quattro, mi sono salite sopra e una ha tagliato i capelli. Quindi no, la voce grossa l'ho fatta lo stesso. Non faccio differenze tra uomini e donne. Allora, più brave loro. Siccome non fai differenza, vogliamo che tante donne si avvicinino a questo sport o anche altri ragazzi vengano a vedere i tuoi ragazzi che giocano già per potersi appassionare. Beh, questo ormai lo sto chiamando da sempre, c'è un appello che faccio, continuiamo a farlo, venite a vederci, venite a provare. Cioè è uno sport veramente bello, duro, quello che volete, però è uno sport dove si hanno tante amicizie, è uno sport goliardico dove poi si sta bene. Si perde, ma ci si diverte lo stesso. Vabbè, si perde, dipende, se voi venite qua e poi io vi mando a giocare in altre squadre, magari non perdete sempre. Però qualche volta vinciamo, raramente, però vinciamo. Il bello è anche quello, quando perdi tanto ti accontenti anche delle buone sconfitte. Sicuramente il basso rugby appunto sa il valore di una vittoria e di una sconfitta rispetto a chi vince sempre. Perché quando arriva quella vittoria è stata sudata. Quando uno vince sempre poi non si rende conto, però non sa accettare la sconfitta. Noi siamo grandissimi a accettare la sconfitta. E oltretutto la vittoria la saporiamo come nessuno, però... Normale, un posto dove non è mai stato rugby, dove si fanno tanti sforzi, è normale. Se vincessimo tutte le partite vuol dire che il livello sarebbe veramente basso, perché sono paesi con tantissime tradizioni, cioè, ricordiamo Chieti e poi paesi di 50 anni con squadre di rugby, Pescara, stiamo parlando Teramo, sono anni, paesi con grandi, poi per non toccare la zona dell'Aquilano, quindi impossibile. Impossibile vincere, quindi per il possibile momento... Possibile no, ci tentiamo, è difficile ma non è impossibile. Eccolo qui, questo è lo spirito, capito, delle sfide di Massimiliano D'Onofrio, che somiglia anche a quello del mister che abbiamo avuto Migliacci e anche del presidente del Casalbordino. Noi ringraziamo anche tutti gli ospiti che abbiamo avuto in serata, aspettiamo sempre un triangolare da parte di D'Onofrio, che magari dovrà fare il calcio piuttosto che il rugby e invece far fare ai ragazzi del calcio il rugby. Io l'ho sempre proposto, infatti ricordo, stavo parlando fuori con Gabriele, si parlava di beach rugby, io ricordo che mi sembra nell'anno 84-85 io giocando con una squadra vinsi il torneo dei piedi scalzi giocando a pallone. Quante coppie c'erano? Due?
No, coppie di che? Non era a scacchi, era a pallone, le coppie. Si giocava in gruppetto. Beach rugby, pensavo. E quindi due squadre solo. No, era beach calcio, beach football. Giocava a pallone. Ho giocato anche a pallone ogni tanto. Giocavo con la squadra dell'Università di Siena pure. Ho giocato quando poi avevano avuto tutte le denunce. Mi spiace. No. Per tutte le cose rotte. No, no era bravo Donofrio. No, Donofrio non era bravo a giocare a pallone. Doveva giocare a pallone perché era l'unico modo per sopravvivere. Perché se giocava a rugby e giocavo anche a rugby, non prendevo una lira giocando a pallone. Vedevano che calciavo, l'aneddoto era che vedevo che calciavo il pallone ovale, anche bene, mi dissero quello tondo, calcio, e allora la prima volta l'ho raccontato spesso. Invece c'è differenza tra calciare una punizione nel rugby e calciare una punizione nel calcio? Sì. Ma normalmente come le sbaglio tutte e due, che problema c'è? Chiaramente c'è differenza, il pallone ovale è più difficile da calciare perché ha un giro differente, ha una posizione differente, il pallone tondo è più facile da calciare. Però anche la porta è più bassa, quindi quella più alta, dipende, c'ho due tecniche completamente probabilmente differenti. Sì, se tiri un calcio di punizione come lo tiri nel rugby, lo tiri ai piccioni, i tifosi ti dicono malissimo. Vabbè, però non fa niente, cioè, io alle critiche sono abituato, le critiche mi hanno fatto forte. Io penso che sono venuto così una persona temprata e dura per tutte le critiche che ho ricevuto. Proprio per quello può fare il tutto fare del Vasto Rugby. E lo ricordiamo che è una società sportiva che sta facendo tanti sacrifici da sola, nel senso che non ci sono stipendi o giocatori stipendiati, l'unico stipendio gli si dà è una birra, due birre nel terzo sì, tempo. Sì, che però per spesso se le pagano loro, quindi cioè anche quello. Si stipendiano da soli. Si autofinanziamento. Ma vabbè, io faccio solamente un appello, dico lo sport è bello finché c'è passione, a questi livelli lo sport deve essere passione, voglia di giocare, divertirsi e stare insieme, fare campionato. Quando questo si diventa ciò che è un lavoro, diventa un pseudo lavoro, io credo che si perda un po' lo spirito finale di questa attività. Infatti il bello che ancora io credo del rugby che ci sta è ancora questo, era bellissimo anche prima quando tu giocavi in Serie A, in Serie B, io giocavo in Francia, ho giocato fuori, insomma, e non hai mai percepito soldi, si giocava proprio per l'amore a questo sport, io credo che l'amore allo sport non deve essere mai perso, e è bellissimo fare sport per quello che è. Poi ci può essere anche magari la parte economica, ma deve venire prima di tutto la passione. Secondo me la passione è fondamentale, quando la parte economica prende il posto della passione allora si sta snaturalizzando uno sport in generale, e molti sport hanno perso tanto proprio grazie a questo, all'intervento massiccio dei soldi, capito? Però sono opinioni. Quindi, onore al rugby, ringraziamo Massimiliano D'Onofrio, gli chiediamo di venire anche con i suoi ragazzi dopo la prossima partita a parlarci di un risultato, speriamo positivo. Ringraziamo Tiziana Sbargiassi e gli diciamo di tornare qui con Gabriele Napolitano a parlare con noi ragazzi del rugby. Grazie. Grazie.